parte con tante preoccupazioni e tanti motivi di interessi. Le preoccupazioni le ho dette più volte, in più occasioni, l'ultimo anno di sponsorizzazione, una fortissima riduzione dell'importo e quindi siamo stati costretti a allestire una formazione che tenesse in considerazione proprio queste esigenze. Spero che nonostante il taglio drastico del budget la squadra risponda. È una squadra giovane, una squadra di talento, leggera sicuramente, però vediamo se si adegueranno prestissimo a un campionato straordinariamente duro che è l'Eurolega. E il campionato italiano invece abbiamo più tempo per metterci insieme. Ci sono due rookie assoluti anche a livello di Europa, che sono Green e English. Gli altri stranieri però conoscono già il campionato europeo e anche il campionato italiano. Questo può essere un piccolo vantaggio da poter sfruttare per una squadra nuova? Sì, vabbè, sicuramente queste sono le due scommesse assolute, però si deve anche valutare il gruppo e il gruppo si valuterà, ci vorrà un po' di tempo perché tutto il potenziale possa essere espresso. Quindi la preoccupazione mia è l'Eurolega, perché noi dobbiamo tentare in tutti i modi di passare il primo turno, il tempo è poco, giochiamo fra pochissimo e con squadre, devo dire, molto molto forti. Eurolega a Firenze è naturalmente anche una scommessa da un certo punto di vista per la società, per capire se c'è la possibilità di riscontrare. È vero anche però che Firenze è vicina a una zona di diamanti del basket come Pistoia e Montecatini, quindi immagino che da parte vostra ci sia la volontà di allargare il più possibile alla Toscana l'interesse per la mensale in Eurolega, è così? No, purtroppo no, non è così, non è che è una scelta per cercare il pubblico, no. È stata un'esigenza di... Oggi c'è un articolo molto interessante sulla Nazione, parla del 2006, la prima riunione fatta a Siena, io portai Bertomeu proprio per spiegare che noi eravamo già nel 2006 in regime di deroga. Quindi il palazzo doveva essere costruito, non è stato costruito, primo progetto. Secondo progetto, in questi anni deroga su deroga su deroga, alla fine arriva il momento in cui le deroghe finiscono e questo è quanto. La scelta doveva essere su un palazzo da 10.000, abbiamo fatto un tentativo con l'Eurolega per poter giocare più vicino possibile a Siena, in Toscana, e ovviamente l'unico palazzo che poteva accoglierci era il Palamandela, che non era sufficientemente attrezzato neppure per una possibilità di deroga ulteriore su limiti accettabili. È stato fatto un intervento dalla regione molto importante anche a livello economico e quindi siamo arrivati a superare i 7.000 fatidici che ci ha permesso di avere una deroga per 2 anni. Io continuo a dirlo perché poi fra 2 anni probabilmente qualcuno mi farà la tua domanda dicendo no, siamo in regime di deroga, per cui però il Mandela Forum anzi ha la possibilità di lavorare in un ulteriore incremento di 10.000 a 10.000 e questo ovviamente sarà un impegno economico per la città se vorrà mantenere la licenza. Darci la possibilità a noi di mantenere la licenza, altrimenti la scelta è obbligata, o la lasci perdere come qualcuno suggerisce oppure vai in un palazzo che risponde alle caratteristiche regolamentari. C'è un obiettivo per questa Eurolega come risultato, un obiettivo che vi siete posti? Sì, l'obiettivo è quello di superare il primo turno, sarà difficilissimo perché le squadre sono molto attrezzate, la nostra, come si diceva, è una squadra giovane, anche inesperta, leggera fisicamente e quindi cercheremo di fare un miracolo sportivo, di passare il primo turno ci consentirebbe di crescere ulteriormente in Europa e soprattutto allungare una serie che per noi è importante sotto tutti i punti di vista. Una squadra completamente nuova, tre soli giocatori della precedente esperienza, direi una squadra che deve fare del desiderio e della motivazione le sue armi principali, sicuramente una squadra che non ha così tante partite di Eurolega già giocate nel suo roster, però desiderio e motivazione deve essere la base per dimostrare che si vuole competere per giocare anche a questo livello.
un girone difficile, sicuramente quello che attende la Mezzana, con l'Olympiacos, con Malaga, con giocatori e squadre smaliziate a questo livello. Può essere questa la difficoltà principale per la Montepaschi? Ma io credo che la difficoltà non sia tanto riguardo alla malizia o la non malizia, sia riguardo alla qualità dei giocatori e all'ambizione dei club. Giochiamo contro grandi squadre come i due volte campioni d'Europa l'Olympiacos o come realtà emergenti come il Bayern Monaco, e tutte composte da giocatori che hanno già giocato tante partite di Eurolega e che soprattutto, sottolineo, hanno grande qualità, quindi una sfida nella sfida. Lei come vive questa attesa per l'Eurolega? Io vivo l'Eurolega, la conosco, l'ho vissuta da assistente a Milano, l'ho vissuta da capo allenatore a Siena, l'ho vissuta da assistente da capo allenatore a Pesaro, da assistente allenatore l'anno scorso a Siena. Credo che l'Eurolega è un qualcosa che chi ama il basket guarda sempre con grande piacere, solo con un piacere, con il sorriso. Quando puoi competere al massimo livello, penso che è naturale che tu abbia il sorriso negli occhi. Anche in vista della Supercoppa, il lavoro fatto fino a questo momento e la qualità anche di gioco della squadra la soddisfa? È quello che voleva a questo punto del precampionato? Sì, credo che non sono persona che fa i bilanci o fa le verifiche giorno per giorno. Mi piace l'atteggiamento del gruppo, mi piace molto come nell'ultimo torneo a Cagliari contro due grandi squadre come Sassari e Galatasaray abbiamo voluto difendere insieme, e quindi continuiamo ogni giorno ad aggiungere qualche cosa. È una nuova esperienza, un secondo anno nel quale cercheremo di fare il possibile per arrivare alle top 16. Abbiamo sì una squadra nuova, ma abbiamo un nucleo di giocatori con esperienza come Horner, Res e me stesso, Vigiano e Carter, che hanno esperienza a livello europeo. Quindi partiamo con un profilo molto basso, ma speriamo di fare il possibile. È una stagione impegnativa comunque per la Mezzana, naturalmente anche per quanto riguarda il campionato. Partite da campioni d'Italia in carica, partite col tricolore sul petto, e questo tricolore cucito sulla maglia ti dà una carica particolare, ti dà la voglia di provare a ripetervi anche in campionato? Beh, di certo non partiamo sconfitti, abbiamo uno status che è quello di aver vinto per anni. E manteniamo questo profilo basso, cercando di lavorare in modo serio, in modo umile, rimanendo consapevoli che siamo i campioni d'Italia e abbiamo appeso dei trofei qua in alto, quindi vogliamo fare il tutto possibile per difenderli. Fisicamente come stai? Molto molto bene, l'ho detto anche prima ad altri che l'anno scorso in questo periodo non stavo così bene, invece il mese di preparazione che ho avuto qua dal 1 agosto mi ha permesso di arrivare a questo appuntamento della Supercoppa consapevole del lavoro fatto e soprattutto in pace con me stesso per essere a posto fisicamente. Con l'Eurolega a Firenze c'è un po' di parte della tifoseria che un po' rumoreggia, ti senti dire qualcosa questi tifosi? No, è normale che ci sia rivalità fra le due città, lo so anch'io che vengo da fuori. È normale che non tutti piaccia l'idea di dover viaggiare e fare 60 km per andare in un'altra città, però dobbiamo farlo, dobbiamo metterci l'anima in pace. Sappiamo che il signor Minucci sta facendo di tutto per il bene di questa società come fa da anni, e bisogna dare fiducia a lui, perché fin quando si vince lui non sbaglia, quindi diamo fiducia a questo progetto e spero che i tifosi si rendano conto che abbiamo bisogno del loro calore anche a Firenze, però rimaniamo consapevoli che siamo la Mezzana Siena e ovunque noi giochiamo rappresentiamo la città di Siena. I really enjoy. We have a great group of guys, good coaches, and we're a new team, so it's taking time to get together and find chemistry. But I think we've done a good job. We've won a lot of preseason games, lost to two good teams in Galatasaray and Moscow, but I think we're coming together and we'll be ready once the season starts. Cosa ti ha spinto a scegliere Siena? Why Siena in your career now? Great program. It's a known powerhouse team. They play in EuroLeague, which is obviously the highest league you can be in Europe. And good coaching staff. It's just a good situation. I wanted to be back in EuroLeague, so this is a good place to be.
Ai tifosi spieghiamo che giocatore sei. What kind of player are you for your support, for supporters Mensana? I just like to win. I do anything that's needed. I'm labeled as a shooter. I can shoot the ball really well, but I try to create for my teammates, make hustle plays, play defense, and just anything to win. Okay, thanks. Ma penso che noi siamo una squadra completamente nuova, con tanti giocatori giovani che devono ancora avere la prima esperienza in Eurolega, diciamo, e anche sarà una stagione sicuramente molto difficile per noi, però se continuiamo a giocare insieme, a crescere insieme, penso che possiamo fare bene. Tanti volti nuovi, tanti giocatori nuovi, il gruppo che a che punto è anche dal punto di vista dell'amalgama? È un bel gruppo quello che si è creato secondo te? Sì, è un bel gruppo, stiamo ancora crescendo, vuol dire che adesso siamo insieme da poco più di un mese e stiamo lavorando bene e penso che per adesso siamo nel posto giusto. È importante di continuare e di ogni giorno fare un passo in avanti, di migliorare tutti i giorni e così possiamo arrivare dove sono i nostri obiettivi. Ecco, in Eurolega l'obiettivo principale qual è? Ma direi che il primo obiettivo è di raggiungere i top 16, poi dopo ne parliamo ancora. Sì, diciamo che sono molto emozionato di essere ritornato qua a Siena, di aver ritrovato gli allenatori che avevo avuto, tipo Marco Crespi e Alessandro Magro. Sono emozionato perché appunto so che l'Eurolega è una grande competizione di prestigio e questa cosa mi dà, oltre che l'emozione, anche una motivazione in più a lavorare ogni giorno. Sì, anche perché pronti via avrei di fronte gente ad esempio come Spanulis, che mi sembra insomma già un livello molto interessante anche per te per crescita personale. Sì, diciamo che anni fa ho avuto modo di vederlo giocare dalla panchina e ora me lo ritrovo davanti. Per me sarà una grandissima motivazione perché so che è uno dei giocatori più forti d'Europa e questa cosa mi stimola sempre di più. Senti, dai social network, da Twitter viene fuori che siete già un bel gruppo, molto unito o comunque che insomma l'amalgama è già molto buona, confermi? Sì, confermo, diciamo già dai primi giorni appunto abbiamo iniziato a unire il gruppo, a scherzare, a ridere tutti insieme e questo credo sia una cosa fondamentale appunto perché ci saranno dei momenti in cui ci saranno delle difficoltà e so che il gruppo cioè non solo fuori dal campo ma anche nello spogliatoio deve essere unito. Senti, dal punto di vista personale hai un obiettivo, non so, un aspetto tecnico del tuo gioco che a fine anno, a giugno vorrai aver migliorato rispetto a quello che adesso oppure un obiettivo di squadra, insomma è una stagione importante per te questo sicuramente. So che a livello di squadra devo migliorare il fatto di stare con i giocatori che hanno avuto esperienza e questo deve diciamo gasarmi sempre di più. Devo imparare tanto e appunto ho la fortuna di avere giocatori come loro da cui posso farlo. A livello personale so che devo migliorare il playmaking, di gestire certe situazioni, di avere più aggressività e migliorare il tiro da tre punti. Sì, sì, è sicuramente una grande soddisfazione. Il mio sogno era di tornare qui a Siena il prima possibile, non mi aspettavo così presto. È una grande occasione per me per migliorarmi prima di tutto, perché gli allenamenti che faccio qui, sia individuali che con i ragazzi, mi aiutano molto appunto a migliorare.
e è una grande possibilità, come ho detto, cercherò di sfruttarla al massimo. Sono davvero onorato, felice allo stesso tempo e curioso di vedere come andrà questa stagione. Categorie minori hai giocato da 4, anche da 5, il tuo ruolo è quello, il 4, o puoi lavorare anche per diventare, non so, un 3, magari atipico? Allora, ho giocato da 4 e da 5, anche in 5 soprattutto in giovanili perché ero il più alto della squadra. Per ora sono un 4. Io personalmente vorrei diventare un 3, però ora per come sta andando il basket adesso mi sa che sarò più un 4. Ovviamente sarò un 4 molto mobile, quindi le mie qualità atletiche, diciamo, mi permettono di difendere prima di tutto sugli esterni, quindi anche sui 3. E dovrei avere anche le capacità di giocare da 3 qualche minuto, però ora principalmente sono un 4 e la cosa principale su cui devo migliorare è il tiro. Poi da lì poi 4-3 vedremo che cosa verrà fuori. Senti, l'Eurolega l'hai respirata molto, molto a margine, ora la vivrai anche da protagonista. Che idea ti sei fatto del torneo e quello che ti aspetti dall'Eurolega? L'Eurolega, allora, ogni anno guardo più partite possibili perché da lì prendi tante lezioni, ecco, da grandi giocatori, e la possibilità di poterle, come può vedere questi grandi giocatori in azione da più vicino ancora, sarà davvero molto importante per la mia crescita. E l'Eurolega è davvero un grandissimo campionato, direi il più alto che si può trovare in Europa e comunque anche a livello mondiale, molto dopo l'NBA, diciamo, forse è il secondo campionato. E l'opportunità che ho appunto di poter stare in panchina o giocare qualche minuto in Eurolega mi aiuterà molto per la crescita e non vedo l'ora, davvero un grande campionato. Anche il semplice viaggiare in tutta Europa, conoscere anche nuove tradizioni al di fuori del basket, voglio dire, sarà una grande opportunità.